Buonasera e benvenuti a Metropolis, un'edizione speciale della nostra trasmissione. Siamo a Bruxelles, questo qui dietro è la sede del Parlamento Europeo, questo è un pezzo del muro di Berlino. In fondo questo è l'evento che caratterizza di più ciò che è là dentro, cioè un'Europa unita, un'Europa nella pace. Siamo venuti a Bruxelles per capire se davvero l'Europa è dietro l'angolo o seppure è ancora molto molto lontano. Solo burocrati? Beh, cercheremo di rispondere a tutte queste domande. La prima intervista che vi proponiamo è con un esponente politico di rilievo, importante all'interno del Parlamento Europeo, è Patrizia Toia, che guida il gruppo del PD all'interno del gruppo dei socialisti democratici europei. Fra l'altro è anche membro della Commissione Industria del Parlamento Europeo e quindi è una di quelle che sta combattendo, per esempio, sul fronte del Made in. L'ufficio di Patrizia Toia, onorevole europarlamentare, che guida la delegazione del PD italiano, quindi nel contesto del più grande gruppo che riguarda i socialisti democratici europei. Un gruppo importante, 31 parlamentari, il gruppo più numeroso. La circostanza, diciamo tra virgolette, favorevole, ma poi ci dirà Patrizia Toia, che il capo del gruppo socialista e democratici europei è un italiano, è Gianni Pittella. E questo significa avere un bonus oppure no in queste, come dire, tra virgolette, battaglie politiche europee? Beh, sicuramente è una buona carta, anche perché è frutto del nostro peso italiano dentro al gruppo dei socialisti democratici, cioè non ce l'ha regalato qualcuno, È il risultato anche del fatto che noi, delegazione italiana, siamo con 31 deputati la più grande delegazione del gruppo SD, Veniamo prima dei tedeschi, insomma, qui siamo stati più bravi dei tedeschi ad avere rappresentanza. E però il gruppo intero, SD non è il primo in Parlamento, è poco, diciamo, distante dal gruppo PPE, che è il primo gruppo, però ha una forza veramente fondamentale per le scelte europee e io spero proprio che questa forza del nostro gruppo e anche della delegazione, con questa presidenza del gruppo italiana, riesca a far cambiare le politiche europee, perché questo è il nostro obiettivo. L'obiettivo è chiaro che questo, c'è ovviamente una spinta forte anche da parte del governo Renzi, infatti il suo ruolo com'è un po'? Anche quello di portare nel cuore appunto del gruppo socialista e democratici europei, come dire, la voglia di cambiamento che viene direttamente da Roma? Certamente sì. Diciamo che con la guida di Renzi noi PD italiano abbiamo avuto un risultato straordinario alle elezioni, straordinario in Italia, ma guardate, straordinario anche in Europa, e quindi tutti guardano a noi anche per capire, insomma, un po' la nostra ricetta, la nostra proposta, che è stata una proposta fortemente europea. Renzi parla sempre anche degli ideali dell'Europa, che non sono ormai diventati inutili, sono quanto mai utili, basta vedere in che contesto anche di tensione internazionale noi siamo per capire come anche gli ideali della pace sono ancora indispensabili, non utili, indispensabili. Quindi diciamo questa nostra forza che viene proprio dalla proposta di Renzi, Europa sì, ma Europa che cambia, Europa più vicina ai cittadini, Europa più attenta alle ricadute sociali, con una politica economica più portata alla crescita che non al controllo soltanto contabile dei bilanci. Ecco, questa è stata un po' la ricetta che ha guidato la campagna elettorale, secondo appunto l'impronta che ha dato anche il presidente Renzi, e che è quella che qui ci fa dire che dobbiamo essere un elemento di cambiamento, non un elemento di mantenimento di un'Europa che negli ultimi anni si è appannata, non era così 10 anni fa, non era così ai tempi di Delors, di Prodi, eccetera. Quindi dobbiamo tornare a un'Europa molto, come dire, coraggiosa, che va in avanti. Non voglio strumentalizzare il Papa, ma voglio anche qui richiamare le parole del Papa, che ha detto: Europa, svegliati. Ecco perché, diciamo, io sento fortemente questo collegamento anche con le istanze italiane, con le proposte italiane, con la voglia di cambiare. E poi, anche agli occhi dell'Europa, il cambiamento italiano, le riforme che deve fare lo Stato membro Italia, ecco, lo guardo dall'Europa, lo Stato membro, che è il mio Stato membro, sono assolutamente indispensabili per la nostra credibilità e anche per le valutazioni che in Europa danno dell'Italia. Ecco, si va avanti un po' anche per luoghi comuni nella dialettica, diciamo, fra il nostro paese e l'Europa. Prima c'era fare i compiti a casa, adesso proprio negli ultimi giorni aggiustare i conti, che è una cosina un po' diversa, però si parla, si è parlato, il ministro Padoan ha smentito della necessità di una manovra correttiva da 6 miliardi a primavera. Che succederà? Ma ha fatto bene il ministro Padoan, come fa bene Renzi, a dire che insomma il rapporto non è più
io ti dico che compiti fare, tu li fai e poi ti controllo. L'Italia è un paese protagonista dell'Europa, sia della nascita che dell'attuale svolgimento europeo. Quindi viene qui e dice la sua, non è che subisce un diktat. Naturalmente deve dire la sua dentro un contesto che è quello delle regole europee. Quindi noi siamo un paese che si prende la sua parte di responsabilità, la sua parte di cose da fare e poi viene a dire anche in Europa però a cosa servono queste cose da fare, cioè a cosa serve la politica di controllo dei bilanci, serve a non far fallire gli stati e gli stati non devono fallire perché l'Europa deve essere un'Europa di crescita, quindi è l'obiettivo della crescita che deve guidare anche la valutazione sul rispetto millimetrico dei parametri. Dice bene il nostro Presidente del Consiglio quando dice non è un problema contabile e Padoan l'ha ben argomentato ieri. Guardate, spesso in Europa si dicono alcune cose che poi vengono un po', come dire, ripetute con luoghi comuni. Ecco, se l'Europa dice, la Commissione, non la Merkel, non uno altro Stato che va a dire in casa d'altri cosa si deve fare, ma la Commissione, nell'ambito dei suoi compiti, ha detto questo, ha detto insomma l'Italia deve ancora fare qualcosa di più per raggiungere quel famoso impegno che annualmente deve metterci per correggere appunto il rapporto tra deficit e PIL. Ma fare qualcosa di più non significa metterci 6 miliardi. Ha ragione Padoan, nessuno ci ha chiesto la manovra correttiva. Quando l'Europa dice ancora qualcosa da fare, intende dire che dobbiamo accelerare il passo su questa strada. Lo possiamo accelerare con le riforme, che possono costare all'inizio ma poi danno dei grandi risparmi, lo possiamo accelerare anche perché il peso del debito va riducendosi e quindi nei prossimi mesi, da qui a marzo, da qui a primavera, quando ci sarà quest'altra valutazione, noi insieme valuteremo con l'Europa quali passi sono stati fatti. Non ci ha detto una manovra correttiva, non esiste in nessuna delle documenti che noi dobbiamo fare una manovra correttiva. Si dice però che dobbiamo fare qualcosa di più e questo qualcosa lo decideremo insieme, ma lo deciderà anche l'Italia. Quindi io penso che il nostro governo, anche con queste argomentazioni che Padoan ha dato, è sulla buona strada, non per presentare i compiti ben fatti, ma per dire che appunto assieme all'Europa, anche a nome dell'Europa, noi stiamo cercando di recuperare, vogliamo contribuire diciamo a un'Europa di crescita, perché se a furia di applicare rigore noi andiamo indietro invece che andare avanti, c'è da chiedersi se la strada è quella giusta. Quindi penso che abbiamo portato una riflessione anche critica su questo stretto rigore dei parametri. Abbiamo portato un impegno a orientare verso gli investimenti lo sforzo dell'Europa, investimenti per la crescita e per l'occupazione e quindi stiamo facendo bene la nostra parte anche qui, anche il nostro governo la sta facendo anche in Europa per dare all'Europa diciamo, l'indicazione della strada giusta da percorrere. Ecco, qui abbiamo un po' di fogli di lavoro di Patrizia Toia, la ringraziamo, insomma tante riunioni in un giorno, pomeriggio pieno, attenzione qui si lavora fino alle 19 e passa. Ma si lavora anche dopo. Anche dopo, esatto, e poi si riprende la mattina alle 9, no, perché no, diciamo il lavoro è sostanzialmente organizzato così, 2 settimane di lavoro nelle commissioni e lì immagino battaglia forte, 1 settimana di gruppo, come abbiamo detto prima, la delegazione del PD all'interno del gruppo dei socialisti e democratici europei e poi la plenaria a Strasburgo, abbiamo appena concluso nei giorni scorsi insomma la plenaria a Strasburgo. Ecco, in commissione, lei è presidente della, è membro della commissione industria, vicepresidente della commissione industria del Parlamento europeo ed è forse una delle commissioni in cui la dinamica, come dire, io dico un termine brutto, campanilista, ma comunque le esigenze nazionali rispetto alle tematiche delle politiche industriali sono molto forti, i paesi del nord, i paesi scandinavi hanno tutt'altre necessità, penso solo alla questione del tessile in sostanza. Che succede lì dentro? Ma innanzitutto diciamo che della Commissione Industria, io l'ho visto anche negli anni passati, siamo riusciti a far passare questa idea che ci vuole una politica industriale europea, cosa che non era così scontata, si diceva ma la politica industriale la fanno i singoli stati, ma quando noi vediamo tutto il nostro continente che ha avuto tale perdita di investimenti anche nel mondo produttivo, che vede calare diciamo, la sua presenza di piccole e medie imprese, i suoi lavoratori nel mondo dell'industria, dobbiamo
dire che qui c'è un problema di nuove politiche industriali anche a livello europeo. Tant'è che si dice che noi vogliamo, abbiamo questo obiettivo di recuperare fino al 20% del contributo che venga dal mondo, diciamo, industriale al PIL europeo. Oggi siamo sul 12, sul 15-16, prima della crisi eravamo già al 20, noi abbiamo dato questo obiettivo. Al 2020 dobbiamo ritornare a un 20% di PIL industriale. Per fare questo l'Europa però non fa solo, diciamo, un obiettivo, un auspicio, fa delle politiche. Politiche industriali come? Prima di tutto col tema della ricerca. Noi abbiamo varato il più grande programma di ricerca, Horizon, Horizon, come lo si voglia chiamare, che nelle sue tre priorità ce n'è una che si chiama leadership industriale, cioè tutta la ricerca per favorire innovazione di prodotto, di processo, nuovi materiali, nuove applicazioni della ricerca al mondo produttivo. Abbiamo fatto COSME, che è un programma per la piccola e media impresa per l'internazionalizzazione, e tutta un'altra serie, diciamo, di programmi precisi che vogliono sostenere la piccola e media impresa. Poi ci sarebbe il programma del credito, che trova risposta anche in altre commissioni, ma quello è un altro punto critico. Questo serve all'industria europea tutta, non serve a un settore, a un altro, a un paese o un altro. Questo è per tenere l'impianto produttivo. Perché senza manifatturiero, senza produzione, l'Europa finisce la sua storia. Noi non possiamo diventare dipendenti dai paesi terzi di ciò che è produzione concreta, che poi porta anche allo sviluppo dei servizi, perché più industria c'è, più servizi c'è bisogno di diverso genere. Quindi noi abbiamo riaffermato questo primato, questa centralità dell'industria. A volte però, naturalmente, qui si scontrano gli interessi diversi. Fare politica in Europa vuol dire trovare, diciamo, quel punto o di sintesi o anche, se non è sintesi, il prevalere di certe tendenze che però rappresentano non il bene di un solo paese, ma il bene europeo. Se cresce il made in Italia, se cresce il tessile, noi facciamo un bene all'intera Europa, non facciamo un bene a questo o quel paese. Se l'industria produce con prodotti non contraffatti, con produttori, con produzioni che rispettino certi criteri, è un bene di tutti i consumatori europei, non è un bene solo del paese che ha un'industria più sana. Poi dove c'è un'industria più sana è bene che sia anche, diciamo, supportata. Quindi noi cerchiamo di trovare, anche quando portiamo avanti gli interessi italiani, una ragione europea, perché io sono convinta di questo. Ci sono alcune cose in Italia che non sono solo un bene nostro, sono un bene per tutti. Faccio un esempio, l'acciaio. Abbiamo fatto anche qui una battaglia per Terni, che sembra conclusasi bene, speriamo che sia appunto così, con la presenza di mantenere, diciamo, i due forni, che vuol dire anche avere la produzione qualificata dell'acciaio inossidabile. Lì l'Europa aveva commesso un po' con un'applicazione troppo rigida della politica di concorrenza, che io penso debba cambiare molto, perché oggi la concorrenza è mondiale, non è più solo all'interno dell'Europa, aveva commesso alcuni, diciamo, passi che hanno un po' pregiudicato e danneggiato anche quelle industrie, imponendo lo scorporo di certe attività, la vendita di certe parti. Ma adesso l'Europa ha capito che il tema dell'acciaio è un tema non di interesse dell'Italia, non solo della Germania o di altri paesi, ma è un interesse dell'Europa. Se noi abbiamo l'industria dell'acciaio in Europa, abbiamo un'industria che è utile alle altre industrie. Se dobbiamo per l'acciaio dipendere da fuori, cambia lo scenario. Ecco perché stiamo difendendo l'acciaio italiano e quello tedesco dentro a un quadro comune. Quindi diciamo che cerchiamo di trovare un interesse europeo. È chiaro che non dimentichiamo mai anche l'interesse italiano, perché noi siamo qui a fare i parlamentari europei, ma veniamo dall'Italia, quindi dobbiamo sempre trovare questa attenzione, questo equilibrio. Una cosa voglio solo dire a proposito appunto della contrapposizione a volte tra interessi. Noi dobbiamo a volte tenere alta la nostra voce di paesi manifatturieri rispetto a paesi che hanno più una vocazione commerciale. Per loro è importante che ad Aversa arrivino grandi navi piene di prodotti, perché hanno più diciamo il mondo distributivo, che è quello che interessa loro. Quindi dobbiamo cercare di tenere aperte tutte le prospettive, senza dimenticare però le nostre peculiarità. E questo, insomma, è a volte un compito difficile, non sempre siamo vincenti forse, ma dobbiamo farlo a testa alta, anche lavorando insieme, cosa che facciamo, tra partiti diversi per sostenere le nostre legittime, non quelle poco legittime, ma le nostre legittime istanze e interessi.
Ecco, poi in tutto questo qui a Bruxelles si capisce appunto che c'è una dinamica tra paesi europei e poi a volte incidono dinamiche che invece per esempio riguardano grandi accordi internazionali, penso al WTO, cioè che è forse la base diciamo di quella globalizzazione che su certi settori come il tessile italiano ha portato davvero il tra virgolette nemico in casa, no? Ecco, rispetto agli accordi del WTO, quindi al problema della contraffazione, al problema che nei porti arrivano, nei porti italiani, nei porti europei arrivano, come dire, moli enormi di tessuto che non hanno quelle caratteristiche di eccellenza che sono quelli italiani. Penso anche da qui, da questo avamposto, diciamo nel cuore dell'Europa, la battaglia sia molto difficile. Sì, la battaglia è difficile, però l'abbiamo fatta, a volte vincendo, a volte fermandoci, avendo battute d'arresto, continueremo a farla. Soprattutto nella Commissione Industria, nella Commissione Commercio Internazionale, dove c'è anche un collega toscano che è Nicola Danti, e con altri, diciamo, anche col mercato interno. Qual è il punto? Il punto è che noi dobbiamo avere, in questo caso nell'interesse dell'Europa, non dei singoli stati, ma dell'Europa, dobbiamo avere un metodo di reciprocità con gli altri paesi. Perché la cosa che si è creata in anni passati è che a volte noi siamo discendenti con chi esporta presso di noi le sue merci. E poi diventiamo sotto processo quando portiamo le nostre merci altrove perché veniamo, diciamo, selezionati. Vi faccio un esempio: per il REACH, che è il regolamento che presiede a tutte le lavorazioni chimiche o dirette o anche all'utilizzo di sostanze chimiche, per esempio nei mobili, eccetera. Noi abbiamo imposto questo REACH, che è tutta una registrazione per ogni sostanza utilizzata, eccetera. Quindi ciò che circola in Europa o si fabbrica è assolutamente di garanzia e di sicurezza. Però non riusciamo a imporre le stesse regole per i prodotti cinesi che arrivano. Mentre se noi esportiamo in Cina sono molto severi. Quindi diciamo che dentro il WTO, dentro questi consessi internazionali, adesso si è sviluppata una politica molto più, non dico agguerrita da parte nostra, ma molto più avvertita, perché dobbiamo ottenere, senza bypassare questo o quello Stato nei rapporti bilaterali, come Europa dobbiamo ottenere un peso e una forza. Siamo un mercato di quasi 500 milioni di abitanti. Se noi lo usassimo in modo coeso, potremmo imporre le nostre condizioni. Passi avanti sono stati fatti, ma noi dobbiamo garantire la stessa sicurezza che vale per i nostri prodotti per quelli che importiamo. E ripeto, non sempre è così, a volte si sono battute di arresto rispetto alle nostre battaglie, ma credo che oggi ci siamo resi conto tutti che dobbiamo essere forti insieme per battere la concorrenza del mercato globale, non fare solo concorrenza al nostro interno. Ecco perché dicevo che le regole della concorrenza interna vanno un po' allentate e alleggerite. Concludiamo così. Lei questi burocrati di Bruxelles che, insomma, nella vulgata sono quelli che ci stanno stringendo il cappio a collo, le politiche di rigore applicate con un tecnicismo forse eccessivo. Lei questi burocrati di Bruxelles li conosce, li incontra in questi corridoi, sa chi sono? Ma gli alti burocrati della Commissione Europea stanno là, non girano troppo in Parlamento. No, voglio dire, anche qui, fuori da quella retorica che lei diceva, quelle frasi fatte, insomma, ci sono tecnocrati qui di qualità, però c'è una tecnocrazia che anche, secondo me, condivido la critica che veniva fatta anche dall'Italia, hanno preso troppo piede, hanno preso troppo spazio. E lo fanno applicato in modo astratto, diciamo assolutamente formale, certe regole, però parte colpa loro, parte colpa della politica europea che ha lasciato spazio. Ha detto bene il governo italiano e Renzi in particolare, e ha risposto bene su questo punto Juncker. Renzi ha detto: la Commissione deve essere un interlocutore politico, noi dobbiamo riscoprire la politica. Perché se la politica si ritrae, come si è ritratta la Commissione Barroso, che si nascondeva dietro questo velo, la precedente Commissione Europea, insomma, prima c'era Prodi, che era tutto un altro andare di altissimo livello. Poi abbiamo avuto 10 anni di Barroso che si è nascosto dietro questo finto tecnicismo. E allora se la politica si mimetizza e sparisce, i burocrati occupano tutti gli spazi. Penso anch'io, l'ho detto anche negli interventi ufficiali in aula, quando abbiamo votato Juncker, lei deve essere per noi interlocutore politico che deve dire cosa vuol fare e risponde di quello che ha fatto. La tecnocrazia deve poter dire come si fanno le cose che la politica decide, non quelle che si possono o non si devono fare. Quindi un po' troppo di burocrati c'è, non dovunque, ma in molti casi, superarli vuol dire far riprendere il coraggio e la capacità della politica.
Abbiamo sentito Patrizia Toia accennare ovviamente non solo alle battaglie del Made In, ma anche al tema delle indicazioni geografiche. Che cosa sono le indicazioni geografiche? Lo andiamo a chiedere a un parlamentare, europarlamentare toscano, Nicola Danti, che è membro di commissioni rilevanti sul fronte soprattutto di quelle che sono attività primarie per la Toscana. Pensiamo al tessile a Prato, l'agroalimentare, il vino, insomma tutto quello che riguarda un po' le eccellenze della nostra Toscana. Le indicazioni geografiche in pratica potrebbero trasferire ciò che c'è già nell'agroalimentare, pensiamo ai vini DOP, ai vini DOCG, anche sul fronte del manifatturiero. Sentiamo Nicola Danti. Una delle cose che mi pare capire molto importanti di cui si sta occupando nell'ambito delle dinamiche dell'economia, del commercio, e questa è l'indicazione geografica, che non riguarderà più, o meglio, che potrebbe non riguardare più soltanto i prodotti dell'agroalimentare, l'olio, il vino, il prosciutto, ma anche prodotti manufatturieri, è così? È una proposta, un libro verde della Commissione molto importante, che per il nostro paese potrebbe essere un ulteriore sostegno a un certo tipo di economia. Noi abbiamo un'esperienza straordinariamente significativa per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, le DOP e le IGP, le denominazioni di origine, le DOCG nel vino, sono uno degli assi portanti del sistema agroalimentare italiano. Noi siamo il paese europeo con il maggior numero di DOP, di indicazioni geografiche nei prodotti agroalimentari. E ora la Commissione sta studiando un modo per estendere questa denominazione di origine non più soltanto a prodotti agroalimentari, ma anche a prodotti di carattere manifatturiero. Pensiamo a cosa vuol dire nei nostri territori la ceramica piuttosto che la pelletteria o ad altre cose tipiche delle nostre realtà, artigianato, artistico e non solo, anche piccola e media industria. Allora, su queste cose c'è una direttiva, una proposta di libro verde, un libro verde, una proposta che poi si concretizzerà in una direttiva, un regolamento, sul quale sono stato nominato relatore nella mia commissione. Credo che sia un'opportunità importante per vedere se nei prossimi anni, come mangiamo il prosciutto DOC o beviamo un vino DOC di OCG, potremmo anche acquistare dei prodotti manifatturieri di cui sappiamo l'origine, la storia, la cultura che c'è dietro a questo tipo di prodotto. E questa è una cosa molto toscana, cioè penso a tanti prodotti del manufatturiero toscano che potrebbero avvantaggiarsene. Beh, la Toscana sicuramente, come è stata leader nelle produzioni agroalimentari, sarebbe anche leader proprio delle produzioni di carattere manifatturiere, perché è evidente che la Toscana ha in sé la storia, la cultura, l'arte, il saper fare che ha dato dei valori aggiunti a queste produzioni, magari che sono di nicchia, magari non sono particolarmente conosciute, ma che potrebbero avere da uno strumento di questo genere una valorizzazione maggiore e quindi creare opportunità di impresa, di lavoro, di occupazione. Dentro questa Europa, con cui di cose da dire, ce ne sono tante. Ma tante cose da dire, tante cose da fare per la Toscana, per il nostro paese. È un periodo importante per l'Italia, dopo che insomma la politica italiana sta cambiando in maniera importante, dopo il risultato del Partito Democratico è evidente che qui siamo chiamati a una sfida significativa, che è quella di dare un volto diverso, delle priorità politiche diverse all'Europa. Ci stiamo lavorando assiduamente, la delegazione nostra del Partito Democratico e anche noi, io come toscano, stiamo facendo tutto per mettere a fuoco quelle sono le priorità del nostro paese e le priorità dell'Italia e della Toscana in primo luogo. Ecco, diciamo un po' come lavora Nicola Danti, con uno staff molto giovane, di persone che ovviamente il minimo conoscono tre lingue, che sono già esperte pur essendo giovani dei meccanismi europei. Insomma, qui lo staff non può essere, non si possono definire le persone dello staff i tradizionali portaborse, qui sono efficienti e competenti per davvero. Sono ragazzi molto bravi, molto capaci, persone che hanno grande conoscenza delle istituzioni europee, hanno un'esperienza significativa maturata in questi anni, chi più chi meno, ma io penso sono dei collaboratori straordinari. Qui dentro serve anche un livello di competenza molto elevato e questo è fatto sicuramente dall'attività del deputato, ma serve uno staff che supporti e io posso dire di poter contare su dei collaboratori particolarmente bravi e particolarmente capaci di dare un supporto a me e di far fare un buon lavoro alla politica italiana.
Ecco, qui siamo, diciamo, un po' in quello che è lo snodo dei palazzi dove si trova il Parlamento europeo, un vero e proprio studio televisivo, l'albero di Natale, ovviamente il presepe no, perché capiamo che il presepe no, ma insomma l'albero di Natale sì. Ecco, diciamo, il lavoro qui è un lavoro che va avanti dalla mattina alla sera, l'abbiamo notato in questi giorni, due settimane di lavoro nelle commissioni, una settimana nel gruppo e poi la plenaria, che è un po' come dire, come il lavoro che va a sfociare in questa assemblea plenaria poi. Sì, il lavoro è un lavoro molto concentrato perché poi alla fine dentro il Parlamento europeo ci sono 750 deputati che arrivano da tutti i paesi dell'Europa, da 28 paesi d'Europa, quindi bisogna necessariamente concentrare il lavoro nei 3 giorni e mezzo, 4 con gli spostamenti, dal lunedì al giovedì compreso gli spostamenti, quindi in 3 giorni e mezzo tutto il lavoro che viene fatto. Quindi ci sono molte attività, molti lavori di commissione, molti lavori di gruppo, molte attività di approfondimento, molti incontri anche con quelli che sono i soggetti organizzati, portatori di interessi legittimi, che poi qui si decide su tante cose, su tante piccole cose, ma che poi hanno un impatto reale sul mondo dell'economia, dell'impresa, sui cittadini, sugli stati, sulla nostra realtà. Quindi necessità anche di ascoltare quelle che sono le voci degli operatori che vivono e che poi hanno, come dire, l'impatto sulla loro attività delle decisioni che prendiamo. È un'attività molto, molto, come dire, intensa, è un'attività molto stimolante e talvolta difficile da far capire, perché questo è un po' anche il problema della comunicazione, perché qui i giornalisti che stanno stabilmente a Bruxelles, gli italiani, sono ben poca cosa, sono quelli che si trovano nei primi 7 metri a Montecitorio. Qui sono un numero assai esiguo, magari l'Italia è un po' disinteressata alle questioni europee, però qui si decidono cose importanti che poi hanno riflessi sulla vita di tutti i giorni dei cittadini e noi tentiamo di esserci, di fare il nostro lavoro, di tutelare gli interessi anche del nostro paese e dei nostri cittadini. Ecco, come accade per esempio nella Commissione Mercato Interno, di cui appunto fa parte, che è un po' anche la commissione dove il tema del made in è il tema che viene analizzato, sviscerato, immagino anche combattuto, perché ci sono, come dire, interessi diversi. Posizioni diverse, interessi diversi, su questo tema il Parlamento ha fatto uno straordinario risultato. La scorsa legislatura, l'ultima seduta della scorsa legislatura, è stata approvata una norma a tutela dei consumatori che obbliga l'indicazione di origine dei prodotti e questo è particolarmente significativo. Però, come i cittadini sanno, oltre il Parlamento bisogna che legiferi il Consiglio e lì gli Stati sono molto più restii a avere una posizione comune, anzi questo dossier è fermo, noi stiamo tentando invece in queste ore, lo sta facendo la presidenza di turno italiana che sta cercando di portare il Consiglio a un'ipotesi anche di compromesso che non è quella che magari ha approvato il Parlamento, ma che rimette al centro un principio che i cittadini devono sapere dove un prodotto è fatto. E questo, siccome è un principio che vale in tante parti del mondo, vale negli Stati Uniti, vale in Cina, vale in tante parti, in tante realtà, non vale in Europa, noi vorremmo che finalmente anche in Europa si possa dire in maniera chiara, netta, qual è l'origine di un prodotto, dove è stato fatto, dove è stato realizzato, dove è stata fatta l'ultima trasformazione significativa per quel prodotto. Quindi su questo ci battiamo, lo fa la Presidenza italiana, il Parlamento ha confermato la sua posizione e devo dire su questo spesso le barriere nazionali nel Parlamento sono molto più attenuate che nel Consiglio, dove i governi invece hanno più forza e in qualche maniera tendono a tutelare più gli interessi nazionali e avere meno una visione comune dell'Europa. Ecco, il semestre italiano di presidenza europea sta per concludersi. In questo semestre quali sono le cose, come dire, in qualche modo da segnare dalla parte della lavagna come cose positive? Beh, è un semestre particolare quello che è toccato all'Italia, perché è un semestre nel quale si avviava la nuova legislatura, si avviava il nuovo Parlamento, si avviava la nuova Commissione. Io ricordo che in questi 6 mesi abbiamo avuto 4 mesi di una vecchia Commissione in scadenza e per 2 mesi soltanto, cioè novembre e dicembre, la nuova Commissione, perché la nuova Commissione è entrata in carica il 1° novembre. Quindi è evidente che è un semestre non ordinario come tanti altri, è invece un semestre nel quale la forza politica del Paese si è espressa in maniera determinante, perché l'abbiamo visto sulle priorità politiche. Le priorità politiche hanno messo al centro la possibilità di avere maggiore flessibilità nei conti
nei conti pubblici, di avere un nuovo piano di investimenti, il piano Juncker, che è sicuramente un primo avvio, un cambio della strategia economica dell'Europa. Non è quello che ci aspettavamo, i 300 miliardi di euro non sono quei soldi freschi che attendevamo, però è un cambio di indirizzo rispetto alle politiche degli ultimi 10 anni dell'Unione Europea. E poi un'attenzione particolare, un'altra priorità italiana, è quella sul tema dell'immigrazione, dove finalmente l'Europa ha cominciato a farsi carico di questo tema con l'operazione Triton, che sta sostituendo Mare Nostrum, che era un'operazione solo italiana. Quindi sono piccoli segnali, un grande risultato politico per l'Italia. Sul piano operativo, in questi ultimi giorni molti dossier si stanno chiudendo, non tutti si chiuderanno, però era evidente che in un periodo nel quale si avviavano tutte le nuove istituzioni europee difficilmente si poteva, da un punto di vista operativo, chiudere tanti dossier, mentre sul piano politico il risultato è straordinariamente positivo. Ecco, il tema della conoscenza, conoscere l'Europa, ma più che altro conoscere le opportunità dei programmi di finanziamento dell'Europa, a cominciare da Horizon 2020, diventa una necessità soprattutto per il mondo delle piccole imprese, per il mondo dell'innovazione, per la ricerca. Ecco, e credo che ci sia ormai imminente il lancio di un'iniziativa di conoscenza da parte sua, in questo senso, con una vera e propria newsletter di informazione, ma anche, come dire, di captazione di bisogni, è così? Sì, penso sia un compito del deputato, soprattutto di un deputato toscano, quello di far presente quelle che sono le opportunità che l'Europa ci dà. Noi sfruttiamo non appieno le potenzialità dell'Europa, non tutti i bandi riusciamo a accedere alle risorse disponibili. Quello che stiamo facendo è, abbiamo fatto una piccola guida che abbiamo diffuso sui social media e su internet, oltre che in cartacea ad alcuni soggetti, soprattutto gli amministratori locali, il mondo dell'associazionismo e così via. E poi mensilmente faremo una newsletter nella quale aggiorneremo delle opportunità che l'Europa mette a disposizione per le imprese, per i cittadini, per le associazioni, per gli enti locali, le istituzioni locali, che sono particolarmente importanti in un momento nel quale la finanza pubblica sicuramente non gode di salute particolarmente elevata. Allora, tutto questo serve a fare squadra, perché è evidente che qui serve portare le priorità del nostro paese, le priorità politiche, le priorità del nostro mondo economico, ma poter contare anche su un'informazione che può dare domani dei frutti, il sfruttare finanziamenti comunitari, credo sia una cosa utile per il nostro territorio. Barbara Melis è un funzionario, un tecnico, una persona competente in materia delicatissima come quella dei negoziati internazionali. Ce n'è uno in corso di trattazione che riguarda il cosiddetto TTIP, cioè il trattato fra Europa e America. È un trattato fondamentale per il commercio. Consideriamo che il vino, che riguarda molto la Toscana, è al primo posto per i prodotti che vengono esportati in America. Ma l'America, come dire, ha molti vincoli, molti lacci, molti lacciuoli, molte barriere ancora. Ecco, il TTIP vuole svincolarsi da queste barriere reciproche e sarebbe davvero un grande colpo, soprattutto per alcuni prodotti dell'eccellenza toscana. Barbara Melis. Non solo politici, non solo europarlamentari, qui in questo enorme palazzo nel cuore di Bruxelles lavorano anche tanti esperti, tante persone che hanno competenza. Poi in termini tecnici magari vengono definiti funzionari, come Barbara Melis, che è funzionaria del gruppo dei progressisti al Parlamento europeo per quanto riguarda le tematiche del commercio. Allora, noi volevamo un po' provare ad addentrarci insieme a lei, se ci aiuta, dentro questi meandri dei trattati internazionali. A me viene in mente il WTO, che è ovviamente, come dire, un trattato di ordine mondiale, è come dire l'ABC della globalizzazione, forse, mettiamola così. Però adesso c'è in ballo quello che in gergo viene definito TTIP, cioè un trattato in cui si ragiona tra Europa e Stati Uniti. Ed è una cosa epocale, è così. Sì, allora il TTIP, si usa l'acronimo inglese e sta per partenariato transatlantico per il commercio dei beni, dei servizi e gli investimenti. Come diceva, se ne parla da 20 anni, cercare di rafforzare le relazioni economiche e commerciali, e si è creata adesso una situazione di quasi allineamento dei pianeti, perché grazie alla, o meglio a causa della crisi, alla
allo stallo nel WTO, all'emergere di paesi, di colossi come la Cina, l'India e il Brasile, si è arrivati alla conclusione tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, stiamo parlando di un mercato di 500 milioni di noi e 300 milioni di noi, di 800 milioni di consumatori, un terzo del flusso commerciale. È un trattato che avrà delle ripercussioni che vanno ben al di là di quelle puramente economiche, ma saranno anche politiche, anche perché questo trattato aspira a non solo eliminare le tariffe, che sono tra l'altro ormai basse, stiamo parlando del 4%, ma proprio creare quasi un mercato unico transatlantico, cercare di avere un'armonizzazione, un riconoscimento mutuo degli standard, e evitare quindi che ci siano costi legati ai doppi test, alla duplicazione dei certificati, eccetera, eccetera. Questo è una grandissima opportunità. Comporta comunque anche dei rischi, perché bisogna vedere quando noi cerchiamo di armonizzare gli standard se andiamo al rialzo o al ribasso. Noi in Europa è noto, abbiamo degli standard sia per quanto riguarda ambientali, della salute dei consumatori, standard anche del lavoro, molto molto alti, quindi dobbiamo assolutamente far sì che questo TTIP, che è una grande opportunità, lo ripeto, effettivamente rispetti questi standard che abbiamo noi oggi non crei una corsa a ribasso. Ecco, in questo senso si va probabilmente ad una grande area transatlantica di liberalizzazione dei commerci, dazi, dogane, immagino che siano messi al bando sostanzialmente. Dico, come si può evitare però quella tematica che poi è venuta fuori appunto all'interno del WTE con i paesi emergenti, penso per esempio alla Cina, laddove c'è un dumping, diciamo, che parte dal protezionismo dei paesi d'origine e non ha reciprocità. Corriamo questo rischio anche in questo caso oppure no? Allora, il TTIP può avere il doppio vantaggio. Innanzitutto, comunque, per quanto possano essere diversi, dobbiamo uscire un po' dalla logica, dalla visione eurocentrica che i nostri standard sono sempre migliori, perché in alcuni casi gli standard migliori saranno i nostri, in altri casi saranno gli Stati Uniti, e cercare quindi proprio di avere, come dicevo prima, una corsa al rialzo, quindi cercare di prendere gli standard più alti nei due blocchi, sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea. Ma questo, perché questo trattato si basa su tre pilastri. È un pilastro, è quello anche della definizione di regole future. È chiaro che nella situazione attuale, dove l'Unione Europea e gli Stati Uniti gestiscono un terzo dei flussi commerciali, questo ci permette di stabilire delle regole che possono aspirare a diventare regole internazionali. È chiaro che se la Cina deve poi esportare in Europa e negli Stati Uniti, cercherà di utilizzare gli stessi standard, e possiamo quindi sperare che questi standard diventino gli standard internazionali e che evitiamo situazioni di dumping sociale, di dumping ambientale, dove la concorrenza si fa sull'innovazione, sulla ricerca e non sulla pelle dei lavoratori e sul nostro pianeta. Ecco, la dinamica dei trattati, quella, come dire, per chi ci segue da casa e non è abituato magari a ragionare molto sull'Europa, sulle opportunità, sui meccanismi anche legislativi che poi incidono sulla vita di tutti noi, anzi magari è portato a ragionare quei burocrati di Bruxelles, no? Ecco, invece, come possiamo far capire che poi anche questa dinamica dei trattati, le negoziazioni internazionali entrano poi nella vita quotidiana, entrano nella dinamica delle piccole imprese, di chi va a acquistare semplicemente un capo d'abbigliamento? Che cosa possiamo spiegare in questo senso? Allora, il commercio ci riguarda tutti, perché quando ci alziamo la mattina e ci facciamo il caffè, magari il caffè viene dalla Colombia, ce lo serviamo nella tazzina che viene dalla Cina, leghiamo le scarpe, il cuoio arriva dal Marocco, quindi ormai siamo in un mondo globalizzato. Cercare di emergere, di erigere delle barriere non serve a niente, dobbiamo cercare di far sì che ci sia un rapporto equo tra i vari partner commerciali, evitare appunto situazioni di dumping sociale, ambientale, che rendono impossibile per un blocco come l'Europa, che ha questi standard molto elevati, di competere. Questo poi ha delle ripercussioni anche che crea la delocalizzazione delle nostre imprese altrove, eccetera. Però, diciamo, non si può assolutamente pensare che il commercio, come viene dipinto da alcuni, sia il demonio e che
sia colpa del commercio se sì che si perdono i posti di lavoro e eccetera. Fra i territori che attendono con maggiore speranza la realizzazione del trattato Europa-USA sul commercio c'è ovviamente la Toscana, perché già il vino è al primo posto per le esportazioni, ma poi tutti i prodotti dell'enogastronomia, dell'agroalimentare di eccellenza stanno nelle vette alte della classifica delle esportazioni. Abbattere le barriere significherebbe triplicare almeno le possibilità di esportare dalla Toscana verso l'America. Al Parlamento europeo l'onorevole Paolo De Castro che guida il gruppo della Commissione Agricoltura del PD dentro il partito dei socialisti, la coalizione dei socialisti democratici europei, ha organizzato uno dei primi incontri in cui pubblicamente si è parlato di questo trattato, perché sul fronte della trasparenza rispetto a ciò di cui si sta negoziando, insomma, le cose non sono andate granché bene. Lo sentiremo tra poco in un intervento che ha fatto Nicola Danti proprio nel corso di questa riunione al Parlamento europeo. Però prima capiamo meglio da Paolo De Castro che cos'è il TTIP. Onorevole Paolo De Castro è il relatore per quanto riguarda la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo sul TTIP, questo trattato che è in corso di definizione, una negoziazione difficile per gli scambi commerciali fra Europa e America, e quindi una cosa di importanza fondamentale. Cosa importantissima, perché tra Stati Uniti e Europa scambiamo beni e servizi che in valore rappresentano circa un terzo del commercio mondiale, quindi sicuramente un'importanza strategica enorme per l'Europa e per gli Stati Uniti. E naturalmente si è partiti col piede sbagliato, nel senso che si è stata fatta poca informazione, poca trasparenza, e si è data l'idea che ci fossero dietro degli interessi da parte americana o europea che non si volevano mettere sul tavolo. Quindi ben venga il lavoro che ha fatto la presidenza italiana nel rendere trasparente il mandato negoziale, ancora di più ben venga le decisioni della Commissione Juncker e del commissario Wallström di rendere trasparenti e quindi accessibili a tutti anche i round negoziali, cioè i momenti di incontro tra Stati Uniti e europei. Per l'agroalimentare è importantissimo, lo sappiamo bene, perché l'Europa esporta circa 16-17 miliardi di euro di prodotti, tra cui 3 di questi 16-17 sono italiani, 3 miliardi di euro di prodotti agricoli e alimentari, a fronte di una importazione di circa 9-10 miliardi di euro di prodotti agricoli di base, di commodity, di grano, mais, soia da parte degli Stati Uniti. Quindi l'Europa ha un saldo attivo molto importante di circa 6 miliardi tutti gli anni, e di questi 6 miliardi un terzo sono italiani, perché l'Italia è il principale paese come saldo attivo tra agroalimentare tra Stati Uniti e Europa. Ecco, pensiamo a quanto è importante questo trattato se consideriamo che è il vino il primo prodotto, no, che viene esportato in America, e quindi per la Toscana è davvero un trattato fondamentale, è così? È così perché gli Stati Uniti e l'Europa, di questi 16-17 miliardi, il primo prodotto è proprio il vino, e l'Italia fa circa 1 miliardo di euro di esportazione di vino negli Stati Uniti, una cifra veramente importante, e che dimostrano quanto importante è lavorare a quella eliminazione o quantomeno riduzione di barriere tariffarie, non tariffarie, sanitarie che ostacolano i nostri prodotti: vino, formaggi, pasta, prodotti da forno, conserve. Sono davvero tanti i prodotti alimentari, soprattutto del sud dell'Europa, e italiani che possono trovare accesso molto di più se queste barriere verranno eliminate grazie a questo accordo. Fra l'altro, quello che stupisce è che andando in qualsiasi grande market in America si trovano invece dei prodotti contraffatti dell'eccellenza italiana, il prosciutto di Parma, il vino Fianti, questa roba così, è vero? È verissimo, tant'è che questo tema dell'Italian Sound, dei prodotti copiati, è uno dei temi dell'accordo. Noi vorremmo che anche nell'accordo con gli Stati Uniti si potesse raggiungere quel risultato, a nostro avviso molto positivo, che abbiamo raggiunto qui a Bruxelles con l'accordo col Canada, dove addirittura abbiamo avuto il riconoscimento di 150 denominazioni d'origine, tra cui anche denominazioni che erano oggetto di controversie legali da più di decenni. Penso al prosciutto di Parma, che non poteva entrare nel mercato canadese perché un produttore canadese l'aveva registrato e quindi era coperto da un copyright internazionale.
Naturalmente gli Stati Uniti non sono il Canada perché sono 10 volte il Canada, 350 milioni di abitanti, ma noi ci auguriamo che ci possa essere una battaglia forte, noi dobbiamo negoziare molto duramente per avere la possibilità di proteggere le denominazioni europee, di proteggere i prodotti italiani e di eliminare o quantomeno ridurre questi prodotti che con una bandierina italiana, con una evocazione di un nome italiano, sottraggono spazio di mercato ai nostri produttori. Naturalmente però, e questo bisogna dirlo, i nostri produttori si devono organizzare perché non è eliminando chi copia i nostri prodotti che riusciremo a esportare di più. Per esportare di più ci vuole organizzazione, ci vuole capacità di logistica, ci vuole anche un sistema di imprese che sia in grado di arrivare a quei mercati. Bene, approfondiremo ancora con Paolo De Castro, però torniamo a quello che vi abbiamo già annunciato, l'intervento di Nicola Danti sul tema della trasparenza delle negoziazioni in corso fra Europa e America. Grazie Paolo, io faccio brevemente solo un'osservazione sul fatto che il TTIP è stato avvolto da un profilo di segretezza che ha creato molti danni alla prospettiva del TTIP, perché è evidente che aver tenuto nascosto il mandato negoziale, aver tenuto nascosto tutta una serie di le varie trattative ha portato oggi un'opposizione ideologica al TTIP che è più complesso smontare, quindi io penso che il tema della informazione, della trasparenza dei negoziati sia il tema essenziale per raggiungere un buon accordo. Penso che sia da apprezzare lo sforzo che è stato fatto per la pubblicazione del mandato, ma anche per il nuovo profilo che la Commissione sta tenendo negli impegni che ha preso nella trasparenza della trattativa. Dall'altra parte io penso che il tema dell'agricoltura sia il tema che ha maggior impatto nell'opinione pubblica europea e il successo del TTIP dipenderà dalla capacità di difendere le produzioni agricole, gli standard europei che noi abbiamo, allo stesso tempo anche cominciare a sgombrare il campo da tante, come dire, falsità di cui l'opposizione ideologica che si sta muovendo in Europa su questo trattato si fa portatrice. Tutti noi abbiamo visto nei nostri paesi costituire comitati contro questo tipo di accordo e questi comitati non fanno riferimento né agli appalti né altre cose, fanno riferimento a due elementi: tutto il tema dell'agricoltura e quindi della salubrità dei prodotti agricoli, e l'altra parte riguarda le controversie degli SDS, ma insomma questo è un altro elemento. Quindi io penso, Paolo, ringraziandoti dell'iniziativa, che lo sforzo che dobbiamo fare è su questo settore è determinante per il successo di tutto il trattato. Bene, adesso ancora entriamo nel merito ancora di più, quali sono le difficoltà, quali possibili sviluppi, il tema dell'OGM ancora, Paolo De Castro. Ecco, quello che abbiamo sentito seguendo questa conferenza nella sede del Parlamento europeo che lei ha organizzato appunto sul TTIP è una cosa abbastanza anomala, cioè abbiamo sentito accordati gli strumenti europei, cioè anche i vari relatori che sono intervenuti, pur di paesi diversi, erano in sintonia. Mi sono sbagliato? No, non si è sbagliato, è una iniziativa che abbiamo pensato all'interno della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Mi fa piacere ricordare che gli 85 deputati che fanno parte di questa commissione, almeno dei quattro gruppi più importanti, il nostro, i socialisti democratici, ma anche il PPE, l'ECR, il gruppo dei liberali, per la stragrande maggioranza delle volte votiamo all'unisono, diciamo, non c'è una grande conflittualità tra i gruppi. Ci sono gli estremi, ci sono ahimè il Front Nazionale, ci sta l'estrema destra europea che purtroppo si unisce spesso con i nostri deputati 5 Stelle o leghisti, con i quali formano un gruppo di contrari.
non a caso anche in questo negoziato sono contrari a prescindere, non entrano nel merito del negoziato, loro sono contro il negoziato con gli Stati Uniti. Però tolte queste frange estreme, che fortunatamente rappresentano una minoranza, i gruppi più importanti, i quattro gruppi più importanti che rappresentano oltre il 75% dei deputati, spesso, pur con punti di vista diversi, ma spesso raggiungiamo un accordo in sintonia. Ecco, quali sono gli ostacoli maggiori? Quali tempi previsti? Cioè il Congresso americano fa sentire una sua influenza, come dire, in chiave quasi protezionista ancora, e quali sono comunque i limiti temporali che vi siete posti? Ma intanto ricordiamo che come Parlamento europeo anche il Congresso americano ha il diritto di veto, perché così come noi lo possiamo bocciare, anche il Congresso lo può bocciare, quindi dobbiamo stare attenti che questo accordo sia il più possibile equilibrato. Le novità dipendono da queste elezioni di metà termine, dove abbiamo visto un cambio di maggioranza al Congresso americano. Oggi i repubblicani guidano sia la Camera che il Senato, il che significa che dovremo aspettare metà gennaio, quando avremo le nuove postazioni, diciamo, occupate dalla nuova maggioranza che si è formata con le elezioni di metà termine. I commentatori dicono che con la maggioranza repubblicana il TTIP dovrebbe avere un'accelerazione, non un freno. Ci auguriamo che sia così e siamo pronti a gennaio ad andare in delegazione negli Stati Uniti per affrontare la nostra controparte e riuscire in questo strettissimo tempo, perché dobbiamo chiudere entro i primi mesi del 2016, quindi abbiamo di fatto un anno di tempo, altrimenti dopo con le elezioni presidenziali si rischia di andare oltre il 2017 e magari gli americani potranno a quel punto preferire impegnarsi di più nel negoziato transpacifico, quello con il Giappone, con la Cina e con l'Asia in genere, che ovviamente gli interessi americani in quella zona del mondo sono molto molto più forti, ahimè, di quelli europei. Ecco, accennava prima a, come dire, i dissidenti rispetto a questo accordo, ma c'è anche un'opinione pubblica che in alcune frange, penso per esempio agli ambientalisti, come dire, rispetto al rischio degli OGM ci sta andando giù duro, è così? Sì, purtroppo c'è un approccio spesso, diciamo, negativo a prescindere, che non aiuta. Causa di questo probabilmente la mancanza di informazione e la mancanza di trasparenza. Ecco perché ritengo sia molto importante aver deciso di dare la massima trasparenza possibile all'accordo. Per esempio il tema degli OGM che citava lei non fa parte dell'accordo, cioè in nessuna parte di questo accordo si parlerà di OGM, quindi non capisco come possa influenzare gli OGM questo accordo, cioè piaccia o non piaccia gli OGM ci sono, ma questo accordo commerciale Stati Uniti-Europa non cambia né in positivo né in negativo, perché semplicemente non se ne occupa. L'Europa ha le sue regole, gli Stati Uniti hanno le loro e andremo avanti ognuno per conto suo su questo tema. Quindi il tema sono le barriere tariffarie, non tariffarie, sanitarie, che noi dobbiamo ovviamente chiedere agli Stati Uniti di ridurre e anche noi fare lo stesso, perché l'Europa mediamente impone dazi alle importazioni americane molto forti, quindi ovviamente gli americani vorranno ridurre i dazi europei analogamente a come noi vogliamo eliminare le barriere sanitarie degli Stati Uniti. Abbiamo parlato di questioni legate all'industria, all'agroalimentare, ai trattati, alle negoziazioni in corso fra Europa e America, tutte cose che ci riguardano, sembrano distanti, ma in realtà l'Europa è davvero dietro l'angolo. Adesso entriamo in una seconda parte della nostra trasmissione dedicata al tema dei diritti e della cultura. I diritti, il diritto per esempio al riconoscimento da parte della Palestina. Si è tenuto un importantissimo summit del gruppo della coalizione socialisti democratici europei, a cui ha partecipato Nabil Shat, che è membro del Fatah, come dire, il partito del centro-sinistra della Palestina. Perché le forze in campo rispetto alle tematiche del riconoscimento della Palestina anche all'interno del gruppo dei socialisti democratici europei non sono così vicine? Abbiamo sentito Gianni Pittella, che è presidente del gruppo degli socialisti democratici al Parlamento europeo, subito dopo questo importante summit. Gianni Pittella, qual era l'importanza dell'incontro con Nabil Shat sul tema del riconoscimento della Palestina? Noi abbiamo sottoscritto un accordo di cooperazione speciale tra il gruppo dei socialisti e Fatah, che è il partito di Nabil, il partito
che noi sosteniamo, che rappresenta l'area riformista del popolo palestinese. Noi vogliamo lavorare per finalizzare quei grandi gol, due stati, due popoli, Israele, Palestina, popolo israeliano, popolo palestinese, che vivano insieme in due stati, che si riconoscano reciprocamente e che si rispettino reciprocamente. Vogliamo il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato e vogliamo il diritto del popolo israeliano a vivere in tranquillità, in serenità, senza subire le aggressioni, le violenze continue da parte dei terroristi. C'è un'Europa dell'industria, un'Europa dell'agroalimentare, un'Europa delle piccole e medie imprese, dei trattati con l'America, c'è un'Europa della cultura che parla toscano. Qui siamo alla mostra del gotico senese, Ars Narrandi, al Bosar, Nicola Danti. È un, come dire, un grande biglietto da visita per la Toscana. Beh, intanto dobbiamo ringraziare la rappresentanza italiana e il governo italiano che ha scelto questa come mostra principale per il semestre europeo, quindi il fatto di aver messo la Toscana nella vetrina più importante durante il semestre europeo, tanti sono gli eventi culturali in questo semestre, però questa era sicuramente la mostra più significativa, è una grande rappresentazione del nostro paese e dell'Italia, quindi da questo punto di vista una grande visibilità per l'Italia, una grande visibilità per la Toscana, una grande visibilità per Siena. L'Europa è anche questo, qui è un centro di cultura che vede tante persone da tanti paesi che girano in questa realtà, in questa città che ormai non è solo la capitale del Belgio, ma è la capitale europea dove lavorano tante persone da tutti i paesi europei. Avere una mostra come questa ha significato un grande biglietto da visita per l'Italia, che ha un grande passato, ma che deve saper questo passato trasmettere alle future generazioni e sapere che qui c'è un tratto identitario nella nostra storia e che questo rappresenta un grande biglietto da visita per le sfide future che ci attendono. Oh.
Poi c'è la Toscana della Musica, perché l'Istituto di Cultura Italiana Bruxelles ha invitato l'Orchestra Nazionale dei Giovani Talenti Jazz, come dire, che è un'opera del Teatro Puccini, e gli allievi che adesso fanno parte dell'orchestra sono stati selezionati a Siena Jazz in primavera. Insomma, anche qui un grande biglietto da visita. Beh, questa è una orchestra italiana, perché dentro gli artisti i ragazzi sono da tutta Italia, sono stati selezionati tra i migliori artisti musicisti jazz giovani del nostro paese, però è una orchestra che parla fiorentino, perché è un'orchestra che è basata al Teatro Puccini, che ha avuto il contributo determinante della Regione Toscana, del Comune di Firenze, di Siena Jazz, che è l'importante scuola di formazione alla musica jazz in Toscana, quindi un'istituzione culturale importantissima. Diciamo che qui abbiamo i due lati, cioè un'Italia che è ricca della sua storia, questa è in testimonianza meravigliosa di questa mostra che è presente qui al Beaux-Arts, ma anche un'Italia che vuole sfidare il domani nella musica contemporanea, nei giovani, un'Italia che ha voglia di futuro. E credo questo sia il grande messaggio che l'Italia vuole dare con questi due eventi. Poi gli eventi del semestre sono tanti, ma oggi parliamo di questi due eventi, un'Italia che è storia, cultura, tradizioni straordinarie, che è il Rinascimento, come abbiamo visto in questa mostra, ma è anche i giovani che sanno sfidare un genere musicale moderno, nuovo, che stanno a essere anche a grandi livelli su questa nuova cultura, su questo nuovo settore. Un'Italia che vuole guardare al domani. Poco la musica all'Orchestra Nazionale dei Giovani Talenti del Jazz, il presidente del Teatro Puccini Guelfo Guelfi, il maestro Paolo Damiani, che dirigerà questa orchestra. Allora, all'Istituto di Cultura Italiana Bruxelles è, come dire, una grande vetrina, Guelfo. Sì, siamo molto 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 contenti di aver portato a casa questo risultato, non tanto per noi ma per questi giovanotti che vengono fuori dall'alta formazione musicale e artistica del nostro paese. Basta pensare che i ragazzi che sentirete suonare tra poco vengono fuori da una selezione che ha coinvolto 130 tra i migliori studenti dei conservatori italiani. Questi 130 sono stati a loro volta rivisitati da una commissione diretta dal maestro Paolo Damiani, e oggi abbiamo i 27 migliori musicisti della scuola italiana. L'altra particolarità che mi piace segnalare è che quello che sentirete stasera è musica che i grandi maestri del jazz italiano, i docenti, hanno composto e scritto apposta per questa orchestra. Quindi un'orchestra nuova di giovani molto bravi con musiche nuove, una nuova interpretazione della grande orchestra jazz. Bene, allora avete cominciato, diciamo, dal punto di vista delle selezioni a primavera, anche con la collaborazione di Siena Jazz a Siena, quindi, e poi questo cammino fino a Bruxelles, com'è andata? Ma questa non è che la prima tappa di un percorso che immagino ricco di tappe sempre più stimolanti e di grandi soddisfazioni. Il 31 dicembre suoneremo a Firenze. Il 26 gennaio suoneremo al Piccolo di Milano, uno dei più importanti teatri d'Europa, e poi da lì si prevede anche una tournée fino all'estate. E mi pare che Guelfo abbia già sintetizzato magnificamente tutto quello che c'è di più importante da dire. C'è un grande entusiasmo, sono ragazzi, per modo di dire, nel senso che lo sono solo anagraficamente, dal punto di vista tecnico, espressivo, di capacità strumentali. Sono già dei professionisti affermati e devo ringraziare veramente il Teatro Puccini, Guelfo Guelfi soprattutto, per avermi proposto questa avventura stimolante che è nata un po' per gioco e però poi piano piano ha preso una forma straordinaria. Tra l'altro qui ultimeremo le riprese di un film che uscirà nei circuiti tradizionali, verrà regolarmente distribuito, che racconta un po' la storia di questa orchestra. Una troupe ha ripreso tutte le audizioni, i concerti che abbiamo già fatto a Firenze, è presente qui a Bruxelles, e quindi ecco, uscirà anche un film oltre a un CD che abbiamo registrato al Teatro Puccini. Bene, io vorrei, sì, se me lo permette, ringraziare però sia il Ministero degli Esteri, l'ambasciatore e l'ambasciata che ci hanno aiutato in questo percorso,
in cui ha fatto un po' da angelo custode, da Caronte, l'onorevole Nicola Danti, un vecchio amico, un deputato del nostro comprensorio che lavora oggi qui in Europa. Portare i giovani e portare il talento, portare l'arte e portare la musica qui è per me motivo di grande, grande soddisfazione e di grande orgoglio.
Grazie.